Buonasera a tutti e benvenuti all'edizione flash del telegiornale di Canale 11. Iniziamo con la prima notizia. Lo scorso 18 giugno aveva messo a segno un colpo in un negozio di abbigliamento in zona Monza e sabato mattina è finito in manette. Il complice era già stato arrestato subito dopo il colpo. Le indagini dei carabinieri di Muggiò hanno portato a identificare l'uomo. Sabato pomeriggio i militari si sono presentati nella sua casa di Cinisello Balsamo per eseguire l'ordine di custodia cautelare in carcere emesso dall'autorità giudiziaria. Il fermato è un giovane pregiudicato di 25 anni che raggiungerà in carcere il complice 29enne. Entrambi sono residenti a Cinisello Balsamo. E ora spostiamoci a Briosco. Minacce percosse per Alberto Rossini, 77 anni, e la moglie Luisa nella notte tra sabato e domenica, quando tre malviventi a volto coperto hanno fatto irruzione nella villa dell'imprenditore a Briosco. L'imprenditore sotto minaccia ha consegnato ai malviventi circa 1000 euro e alcuni monili in oro. E ora spostiamoci nella provincia di Monza e Brianza. La provincia si pone in prima fila nella promozione della mobilità elettrica. All'interno del convegno Politiche Futuro, progetto ricarica Green Land Mobility, che si è tenuto questa mattina a Milano, è stato presentato il progetto di sostenibilità ambientale che prevede l'installazione di oltre 50 colonnine in grado di caricare in meno di un'ora i veicoli elettrici. La messa in opera di tali colonnine avverrà entro un anno in aree private ad uso pubblico. E ora spostiamoci a Briosco. Creato gruppo per non dimenticare la triste storia di Martina, la bimba rapita dal padre e portata in Tunisia senza che vi fossero autorizzazioni e permessi. È stato anche creato un gruppo su Facebook chiamato Riportiamo la casa dalla sua mamma, che conta ben 12.000 membri. E spostiamoci a Carate Brianza. La giunta comunale del paese ha deciso di sostituire i posteggi a pagamento che tuttora sono regolamentati con la formula del gratta e sosta con parcheggi regolati da parcometri. Le aree dove collocare i parcometri sono già state scelte e sono già state stabilite anche le tariffe, che si differenziano a seconda dei residenti e dei non residenti. I residenti dovrebbero pagare 50 centesimi l'ora, mentre gli altri 80. E chiudiamo il nostro telegiornale flash con l'ultima notizia da Giussano. Questa sera alle 21 nella sala consiliare del comune ci sarà un'assemblea pubblica dove la cittadinanza e le varie associazioni potranno avere chiarimenti, porre domande e ricevere delucidazioni riguardo il piano di governo del territorio. Per approfondire queste notizie potete visitare il sito a questo indirizzo www.canale11.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a domani.